vabbè ragazzi, tanta 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 roba, tanta tanta roba, madonna. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo! Madonna ragazzi, è un qualcosa di incredibile. Adesso la spegniamo. Allora ragazzi, piccolo test della Tornado RS appena arrivata, e devo dirvi che mi tremano ancora le gambe. Pazzesco, guarda che mi rivedo anche rispecchiato qua. Siamo qui House of Biker, oggi domenica, ma giornata di lavoro a porte chiuse per preparare tutti i nuovi arrivi, e non poteva mancare il saltare in sella questa meraviglia del Made in Italy. Allora, le prime impressioni che vi posso dare è dire che io non so perché in passato qualcuno diceva che erano moto che erano dei pseudo catenacci, ma moto strepitosa, e vi dico di più, allora, a parte che già all'accensione, al sound, al gas in mano, ciò che trasmette è veramente qualcosa di unico e assolutamente da provare. E poi in sella, soprattutto poi in questa versione RS che si distingue dalla versione base, appunto, da tutto l'impianto dell'avantreno, pinze dei freni, forcelle e soprattutto cerchi, che qua abbiamo degli OZ, e più un radiatore dell'olio aggiuntivo e tante migliorie che erano state messe. Cioè veramente ragazzi, siamo davanti a un pacchetto di una moto strepitosa. Motore 3 cilindri, che è una delle configurazioni che a mio avviso una tra le migliori in assoluto, e in questa configurazione, quindi 3 cilindri made in Pesaro, pieno di carattere, veramente all'ennesima potenza, veramente strepitosa, una linearità incredibile con un tocco di emotività particolarissima che veramente ti entra dentro, cioè un qualcosa di meraviglioso. Poi qui abbiamo una moto completamente originale, ma provate a immaginare con uno scarico anche leggermente un po' più aperto che roba che può fare. Veramente bellissima, e ciclistica ottima, e si guida veramente bene. Ragazzi, che dire, io ci tenevo a fare questa cosa solamente perché oggi come non mai che queste moto stanno ritornando in auge, ormai sono introvabili, ormai sono moto che difficilmente vanno in vendita, e soprattutto, e non smetterò mai di dirlo, adesso ci sono svariate realtà che per tutti quei problemi, difetti che c'erano in passato di queste moto, che l'hanno un po', le avevano dato avevano decretato un po' un insuccesso, allora oggi si risolve bene o male tutto, quasi tutto, sempre ovviamente ricordandosi che sono oggetti particolari, comunque rari, e siamo d'accordo tutti che magari ricambi e quant'altro è un po' un'utopia, ma negli esemplari belli conservati, tenuti bene, andando a portarli in mani esperte di persone che le conoscono perfettamente e sanno cosa c'è da fare per renderle veramente competitive e affidabili, ragazzi, stanno avendo una vera e propria seconda giovinezza. Ragazzi, tutti noi dovremmo avere un Tornado in garage, non posso altro che dire questo, poesia pura, poesia pura, alla grandissima. Un saluto da qui, dall'House of Biker, e come sempre vi aspettiamo qui in sede per venirci a conoscere e vedere queste meravigliose perle, e soprattutto per cercare, se possibile, di realizzare i propri sogni. Ciao a tutti!